successo. Quello che è successo è sicuramente una disgrazia. Se ci sono responsabilità, certo non sono nostre, sono di chi deve avere la responsabilità della tutela del territorio. Assolutamente, perfettamente. No, in quel luogo assolutamente no, nel senso che è un luogo balneabile, cioè nel porto, e la spiaggia nel porto resa balneabile, dove si può assolutamente, dove i ventotenesi, i cittadini durante l'estate si fanno il bagno, dove i ragazzini si incontrano, dove la gente va, e quindi non c'è nessun problema. È un luogo che non è di quelli considerati franabili. L'isola? No, assolutamente no. C'è una discesa nemmeno casuale, perché ci sono degli scalini. I ragazzi sono scesi dagli scalini, hanno depositato i loro zainetti e poco dopo è successa la tragedia. Fra le altre cose, non nel luogo prospiciente, la parte più alta che si potrebbe pensare, c'era una zona assolutamente bassa, per cui il distacco che si potesse prevedere, non sono un geologo, che si possa avere su Ventotene una maggiore attenzione della tutela del territorio, questo assolutamente ritengo che ci sia una disattenzione che proviene da incapacità in alcuni casi, da inesperienza e sicuramente da responsabilità di amministrazione. Senta, il ragazzo che stamattina lei ha visitato l'ospedale di Latina, cosa le ha detto? No, non ho detto, io non ho parlato con i ragazzi e i minori vanno nuovamente sempre tutelati. Ha parlato con No, non c'erano insegnanti, adesso non c'era nessuno perché sono stati trasportati in elicottero. Ho parlato con il medico, il quale ha detto, poi c'erano presenti due genitori di una ragazza leggermente più grave, mi pare che quello meno grave non avesse grandi problemi, l'altra forse deve fare una piccola operazione di risistemazione di una frattura esposta. Senta, pensa che questa tragedia possa andare un po' a ridimensionare in futuro lo svolgimento di questi viaggi fuori stagione? Questo sono convinto che possa accadere, perché nella vulgata della comunicazione su questo dovete essere anche voi capaci di dire la verità, oltre che esercitare il vostro diritto di cronaca, può creare qualche problema. Io credo che però diciamo, l'isola è sicuramente un luogo che permette di essere accettabile, vivibile, però è indubbio che di fronte a una disgrazia di questo genere c'è il rischio che... Ecco, come si svolge abitualmente un viaggio studio di questa portata? Oggi erano lì a Calarossano per fare assimilare degli elementi base della vela, ecco, ma no, un viaggio studio come si... No, assolutamente, questo è falso. I ragazzi che erano a Ventotene di questo gruppo stavano facendo un campo di educazione ambientale. Poi a Ventotene si fanno anche delle cose di vela, di cui anche noi facciamo alcune cose, ce ne sono altre organizzazioni, ma segnatamente questi giovani erano sulla spiaggia di Calarossano in una fase assolutamente ludica, nel senso che un campo scuola, così viene chiamato, sull'isola di Ventotene si svolge partendo dalla città di partenza, il rientro ed è già campo scuola, mentre si viaggia, si arriva, si parte, e sull'isola di Ventotene si fanno dei percorsi archeologici, di ordine culturale. Questa è una tappa. Oggi a Ventotene sono partiti questi ragazzi perché colpiti da questo dramma, ma ce ne sono altri 200 che stanno ancora sull'isola e andranno via fra qualche giorno. Ognuno fa una tappa e un percorso, come una sorta di via crucis positiva. Ma loro facevano anche un corso di vela in questa? Assolutamente no. Questi ragazzi non erano coinvolti in un corso di vela. Ci sono gruppi di studenti che partecipano a Ventotene a corsi di vela e questi sono legati a un progetto fra il quale noi siamo gli inventori da oltre 11 anni, che è un progetto legato all'insegnamento della vela nella scuola, ma segnatamente questa scuola aveva un interesse legato soltanto all'educazione ambientale, a un percorso storico-archeologico, al ristudio della storia europea dell'isola, all'antifascismo, questo era quanto. Quindi, quanti giorni dovevano rimanere sull'isola? Forse 4, adesso non ho la memoria esatta, ma normalmente un turno durna 4 o 5 giorni, questa è la storia. Non sono il titolare, c'è sempre un problema in queste vostre richieste, sempre tradizionalmente fatte, il titolare, il responsabile, le cose. Intanto la responsabilità che mi sto assumendo è quello di raccontare, sono il portavoce di Mediterraneo e sono uno di quelli che conta in Mediterraneo. Volevo chiedere, ha organizzato lei il viaggio di questi ragazzi? Ha organizzato la nostra organizzazione, che è un tour operator, che ha un contratto con la scuola, che fa le cose, non glielo so dire esattamente, ma credo che questo sia solamente un dettaglio. La nostra organizzazione, che è un'organizzazione complessa, ha delegato me a gestire il pezzo di questo
drammatica incombenza a Roma. Altri responsabili si sono curati di avere relazioni con la scuola, di avere relazioni con le pubbliche autorità, con la stampa, e siccome vi prego di esercitare nuovamente un diritto di cronaca ma anche di verità, leggete anche il nostro comunicato stampa, perché è opportuno che su questo, fra altre cose, uno per rispetto di questi ragazzi, della morte di no, sarà dato dall'ANSA, e la cosa però fondamentale è il fatto che un'esperienza di questo genere, che è un'esperienza altamente educativa e che è stata rivolta a 100.000 ragazzi in questi ultimi 20 anni, non cada per una cattiva informazione. Ci può dire per quanto riguarda il ritorno delle salme delle due ragazze? Questo non sono, questo non è di mia competenza. Non ci sono istruttori, signora, lei continua a commettere un errore. I professori sono passati, quello che le ho raccontato è quello che è avvenuto.